Io lo vedevo il muro davanti a me. Non è che non lo vedessi. Eppure continuavo ad andargli incontro. Avvocati, io mi ho scelto mica perché siete il più bravo avvocato. Mi ho scelto semplicemente perché voi state inguaiati. Ti sei dato con la testa nel muro, papà. Di chi si è innamorata la vostra ragazza? È scopazza per te, Francesco. Sta con una fognatura d'uomo. Ti devi fidare di me che ci faccio in mano. Sarà un piacere della mia presenza, me ne posso pure andare. La paura ti sta fottendo un'altra volta. Io sono innocente. Tu sei la ditante a casa mia. Non lo so dove andare. Ti chiedo qualche giorno. Tu non l'hai proprio capita la merdosità di questa situazione, eh? Perez, o fai o ti fanno. Non ci riesco! Edoardo, nel tuo ultimo lavoro, Perez, la lotta tra il bene e il male. Alla fine chi la spunta? Soprattutto come ti è venuta questa idea? Ma ho pensato alla lotta tra il bene e il male che alberga in ognuno di noi. Quindi non ad una divisione dicotomica del mondo, ma ad una divisione interna di ogni individuo, di ogni essere umano. Anzi, ho pensato, per essere più precisi, ad una zona grigia dove bene e male si incontrano, nella realtà e anche nella vita di ogni individuo. Non so chi la spunta, forse una volta uno, una volta l'altro. Visto che il mondo non è proprio diviso in bianco e in nero, credo che alberghino in ognuno di noi alternativamente queste due forze. È un conflitto che l'essere umano vive e lo vive anche questo personaggio, Perez. La scelta della location, il centro direzionale di Napoli, sicuramente non è una scelta casuale. No, è proprio un personaggio come gli altri, il centro direzionale, con le sue architetture simmetriche, i suoi materiali duri, ferro, vetro, stridono contro la mollezza delle carni di questi individui che invece si trascinano, che non hanno un atteggiamento forte nei confronti della vita. E quindi rispetto a questo stridere qualcuno soccombe, invece chi riesce a trovare la forza resiste, sopravvive e vince. Perez ha raccolto molti pareri favorevoli dalla critica cinematografica, un film di qualità realizzato non con un grandissimo budget. Dimostrazione che la creatività e l'impegno premiano sempre e superano gli ostacoli? No, anzi, Perez nasce proprio come un piccolo film indipendente. Io e Pierpaolo Verga avevamo fondato una piccola società che si chiama Love Groove a Napoli, che è la capofila di questo progetto, ma avevamo intenzione di fare veramente un piccolo film, che poi piano piano è diventato un film di dimensioni normali, ma che sono rimaste dimensioni piccole, un film però girato in 6 settimane, con, anche se pagate al minimo sindacale, credo i migliori professionisti che si possono reperire in circolazione. Quindi è un piccolo film con grandi aspirazioni. Da OK e KO a Perez, che cosa è cambiato in te, Edoardo? Io penso che molti critici si sono chiesti da OK e KO che cosa è cambiato, effettivamente. Credo sia la domanda dell'anno. Non è cambiato niente. Il mondo che mi è cresciuto dentro a Caserta è il mondo che io cerco di raccontare, di distillare e di mettere in scena. Tra il primo e il secondo film è cambiato probabilmente uno stato d'animo, ero più arrabbiato, ho fatto un film più cupo, ma resta una visione del mondo che anela ad un movimento bello caldo anche sotto la cenere. Progetti per il futuro, stai già pensando a qualcosa sicuramente? Sì, non siamo lontani, siamo vicini anzi. Non ci vuoi anticipare niente? No. No, ma per scaramanzia, i progetti work in progress cambiano così velocemente, qualunque cosa ti raccontassi ora, domani sarebbe diversa. Sbagliato.